questi sono i nostri dolci di Pasqua, kuduri, kullova. È una tradizione che va tramandata da madre in figlia, in questo caso da suocera a nuora. E niente, la mia maestra mi ha insegnato a fare determinate forme. Un chilo di farina, 400 di zucchero, un'arancia premuta e scorza d'arancia e di limone, e 200 di olio, e una bustina di lievito e di vaniglia. Questa che sto facendo io non è altro che una croce greca, molto semplice, alla quale poi viene applicata al centro un uovo. Tutte le famiglie di Bagalati in questo periodo stanno impastando con l'uraggi, un dolce di pasta frolla che ha forme molto particolari, sempre legate alla tradizione greca. La croce, sempre questa croce a bracci uguali, e la treccia, quest'altro tipo di ciambellina con le punte decorate e così via. Ci sono quelle più complicate, per esempio il canestro, praticamente upanaro lo chiamiamo. La forma di cuore è molto importante, si regala naturalmente al promesso sposo, al fidanzato. L'uovo come simbolo pasquale è sempre presente in questi dolci, che può essere uno, due, dipende dall'importanza della persona a cui si deve regalare. Si può arrivare anche a 101 uova. Un'altra tradizione che resiste in pochi paesi ancora dell'area grecanica sono questi dolci pasquali che in dialetto si chiamano unguti, che sono fatte con pasta lievitata, quindi pasta di pane dolce lievitato. Poi mettiamo cimino, un seme che si raccoglie nella nostra montagna. Noi con mia mamma l'ho sempre fatta sin da piccola, e questa è una ricetta che tramandiamo da generazioni. Devono lievitare un'intera notte, è una lievitazione molto lenta, e questo è anche il segreto, tra virgolette, della bontà e della particolarità di questi dolci. Nelle case, anticamente, non tutti avevano la possibilità di avere un forno, e le donne preparavano questi dolci e poi venivano portati nel panificio, unico panificio che c'è qui in paese. Oggi andremo al panificio proprio per ricordare questa bella tradizione. Anche anticamente partire con le teglie magari in testa, attraversare magari le vie del paese, era una cosa abbastanza corale. Buongiorno. Salute. Ho cercato di fare la forma del sole. Non so se è venuta bene. Allora, vedete il cimino all'interno, mi dispiace non possiate sentire questo odore, ma per noi questo è l'odore di Pasqua.